Ci troviamo a Taranto, a San Vito, in Viale Ionio, dinanzi ad un rudere, a quello che resta dell'allora felice Hotel Gardner. Ne parliamo con il cavaliere Alfredo Luigi Conti, presidente del Movimento Taranto Diritto di Volare. Una condizione davvero incredibile. Sì, infatti sono anni che si trova questo scempio, perché adesso è diventato uno scempio, non è più un albergo trascuratissimo, anzi abbandonato, che rende anche per i residenti nelle vicinanze pericolosità, perché possono entrare un po' tutto e di tutto. Oltre alla sporcizia, alle condizioni igieniche inesistenti. Ma anche per quanto riguarda le lamiere, se tira un vento eccessivamente forte potrebbe scaraventarli in mezzo alla strada, le macchine che passano e così via. Conti, lei più volte ha sollevato il problema, ma l'amministrazione comunale non interviene, non chiama i proprietari? Assolutamente no, perché questa denuncia è stata fatta anche precedentemente, ma continua a essere così, in questo stato d'abbandono. E ripeto, io mi rendo conto della pericolosità dello stesso luogo, sia all'interno che all'esterno. Stavamo per chiudere, ma sentendo parlare di turismo, il cavalier Alfredo Conti voleva dire la sua. Sì, in effetti è così, cioè se noi badiamo che questo è un luogo di turismo, perché San Vito, come Lama, come altri posti della città di Taranto, può fare turismo e fa turismo, allora che biglietto da visita è questo che noi possiamo visionare tranquillamente? Assolutamente no. Per cortesia, si diano da fare chi che ha, diciamo, il dovere di rendere questa città evidentemente turistica. E allora, signor sindaco, dottor Stefano, intervenga. Lo ripetiamo, signor sindaco, intervenga. Con questa schifezza dobbiamo fare turismo? Non mi sembra proprio il caso.